Mancano circa 12 chilometri alla conclusione della Liegi-Bastogne-Liegi. Due uomini al comando, l'irlandese Roche e il belga Criquillon. Un minuto di vantaggio nei confronti del campione di Francia, Yvon Madiot, di Argentine e dello scozzese Millard. A due minuti il gruppo. Stanno per iniziare l'ultima salita, la Côte de la Coulester, che è stata inserita quest'anno nel percorso finale della Liegi-Bastogne-Liegi. I maligni dicono proprio per propiziare un nuovo successo di Criquillon, l'unico grande vallone in gara è proprio di questa zona. Una salita di 3 km con una pendenza media dell'8%. Giunti in vetta, i corridori dovranno percorrere ancora 8 km e mezzo prima di arrivare qui sul boulevard della Souvenière, dove si conclude la 73esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, che si corre sulla distanza globale di 260 km. Telegraficamente la cronaca, il via alle 9.50 dopo 30 km, l'attacco dello svizzero Demier e del finlandese Mirranen, ma ecco un attacco di Roche. Scatto dell'irlandese Roche. Criquillon neutralizza l'attacco, ripetiamo, siamo a 2 km dal termine dell'ultima salita della giornata. Criquillon è riuscito a parare l'attacco dell'irlandese. Roche e Criquillon erano da tutti considerati i grandi favoriti della corsa, hanno rispettato il pronostico. Abbiamo detto in precedenza che la Dernière Heure aveva titolato il suo editoriale così: Kelly, Signone, Argentini e Golf, arbitri del duello Criquillon e Roche. Criquillon e Roche hanno mantenuto fede al pronostico ed ecco che Roche riattacca ancora l'irlandese. Secondo scatto di Roche. Vediamo l'ammiraglia che si è avvicinata all'irlandese, Davide Boifava, si è avvicinato all'irlandese, hanno fatto rivedere una fase precedente, la regia vi ha presentato il replay di una scena avvenuta qualche minuto fa. Davide Boifava, allorché tra i due battistrade fuggitivi era superato il minuto per cui l'ammiraglia poteva portarsi sui primi, si è affiancata a Roche e Davide Boifava gli ha dato evidentemente questo consiglio: attaccare a fondo sull'ultima salita. Allora, velocemente la cronaca: fuga dello svizzero Demier e del finlandese Mirranen al 30° chilometro di corsa. Al giro di boa di Bastogne i due avevano 13 minuti di vantaggio nei confronti del gruppo. Poi Mirranen, che fa parte della formazione spagnola della Reynolds, è stato ripreso. Demier, che ha comunque già abbandonato, è rimasto solo al comando fino alla salita di Stocco, vale dire fino al 165° chilometro. La sua fuga è durata 135 chilometri. Allora, la situazione: Stephen Roche, Irlanda, numero di gara 141, difende i colori della Carrera. Criquillon, Belgio, numero di gara il 71, difende i colori della Hitachi Rossin. Per gli amanti della Cabala, ricordiamo che Criquillon ha lo stesso numero che aveva al Giro delle Fiandre, vittorioso, il 71, e per completare era anche la 71esima edizione del Giro delle Fiandre. Alle spalle di Roche e Criquillon, con il 109, Yvon Madiot, campione di Francia, fratello minore di quel Marc Madiot che due anni fa aveva vinto la Parigi-Roubaix, lo scozzese Millard, numero 216, e il nostro Argentini, che aveva praticamente portato il primo attacco sulla Côte de la Redoute al 221esimo chilometro, primo attacco che aveva praticamente sfoltito il gruppo forte di circa 50 unità sino alla salita della Redoute, nonostante la grossa andatura. Leggera flessione poi di Argentin sulla salita di Le Forge, con l'attacco di Roche e Criquillon al 222esimo chilometro a Spremont. Quindi, dopo la fuga di Demier Mirranen, dopo che il gruppo aveva ripreso Demier, gruppo compatto fino alla salita della Côte de Redoute, scatto di Argentin, al comando praticamente i cinque che fanno parte ancora dei due gruppetti di testa, poi a Spremont al 222esimo chilometro attacco dell'irlandese Stephen Roche,
controattacco di Criqueyón, flessione negativa di Argentine sulla salita di Le Forge. E la situazione adesso, mentre i due battistrada, l'irlandese Roche e il belga Criqueyón, stanno affrontando il tratto finale della decima ed ultima salita della giornata, la Côte de Colester, a 8,5 km dalla conclusione. 10 salite, è stata infatti depennata la Côte de l'Haute Levée, la salita della Haute Levée, la più lunga, per lavori stradali. Criqueyón, pallone, ha già vinto quest'anno, e per vallone intendiamo di quella zona francofona del Belgio, ha già vinto quest'anno il Giro delle Fiandre, si è preparato a questo weekend delle Ardenne correndo in Francia il Tour de Vaucluse. Stephen Roche, irlandese, invece non ha partecipato alle corse fiamminghe e alla Parigi-Roubaix, ha corso il Giro dei Paesi Baschi, è venuto qui per la Freccia Vallone vinta da Leclerc, dal francese Leclerc, con Criqueyón secondo mercoledì scorso. Avevano già dimostrato i due di essere i più forti del lotto, e Leclerc, questo francese che comunque vive dall'infanzia nei pressi di Zurigo in Svizzera, aveva approfittato della rivalità dei due, due che questa volta hanno corso da alleati fino a questo momento, hanno fatto selezione ed ora stiamo per assistere al testa a testa finale fra l'irlandese Roche, che l'anno scorso aveva avuto un'annata disastrosa in seguito a guai ad un ginocchio, era stato più volte operato, l'avevano addirittura definito l'oggetto misterioso della carriera, quest'anno ha recuperato il pieno, lo abbiamo visto attivissimo fin dalle prime corse. Sempre regolare invece la stagione di Criqueyón, che troviamo al quarto posto sia nel Super Prestige che nella classifica speciale. Ecco, intanto 10 km alla conclusione, quarto anche della speciale classifica della Federazione Internazionale Ciclismo Professionistico. Criqueyón, che era stato campione del mondo in Spagna davanti a Corti, l'anno scorso ha vinto il Giro della Svizzera Romanda e il Midi Libra. Allora, un giudizio tecnico sui due uomini in fuga da parte di Angelo Zomenian della Gazzetta dello Sport e di Beppe Conti di Tutto Sport. Angelo Zomenian, ritratto di Criqueyón. Claude Criqueyón. Eccolo qua. Quando mancano 9 km al traguardo, più o meno. Ha compiuto 30 anni nel mese di gennaio, è sbocciato abbastanza tardi, la sua prima vittoria importante l'ha ottenuta nel 1984 al Montjuïc, quando ha vinto il campionato del mondo, ma non c'è da stupirsi perché aumentando l'età media dell'uomo anche gli atleti possono esprimersi ad altissimi livelli sopra o vicino ai 30 anni. È l'esempio di Moser, è l'esempio di Zoetemelk che è ancora in gara, è l'esempio di Kuiper, è l'esempio di Van Impe che ha 40 anni e qualcosina. Criqueyón non è veloce, sentiva questa corsa, l'altro giorno ha detto è la mia corsa, la voglio vincere assolutamente, aveva però promesso di attaccare sull'ultima salita, quella di Colester, dove invece ad attaccare è stato Roche. Quindi probabilmente Criqueyón non è in grandissime condizioni come credeva d'essere, comunque non è forte come si augurava. Stephen Roche, abbiamo ancora visto il suo direttore sportivo Boifava, dopo i due attacchi è venuto a fare il punto sulla situazione del suo uomo di punta. Di Stephen Roche ci parla Beppe Conti. Beh, direi che queste sono delle immagini che gli italiani dovrebbero tenere ben impresse nella memoria, perché siamo a un mese dalla partenza del Giro d'Italia e Stephen Roche quest'anno è lo straniero da battere al Giro d'Italia. È un corridore che va molto forte in salita, due anni fa vinse all'Aubisque, sul Col dell'Aubisque, famoso colle leggendario dei Pirenei, staccando anche i Noe e Le Monde. È un corridore che va molto forte a cronometro e sicuramente, visto che Le Monde resta un punto interrogativo, è ancora fermo, visto che Bernard ha dei problemi al ginocchio, Anderson è stato staccato anche oggi, Millar è vulnerabile a cronometro, e questo lo straniero da battere al prossimo Giro d'Italia. È un corridore che si è ritrovato, che ha avuto dei grossi guai lo scorso anno, come tu già hai avuto modo di spiegare. È un corridore molto utile all'economia della carriera, perché parliamo ancora del Giro d'Italia, potrà giocare due pedine, Visentini e Roche, sono due corridori che hanno caratteristiche analoghe, però sicuramente faranno comode a Boifala tutti e due questi corridori. Per quanto riguarda questa corsa è un finale incertissimo, sono due corridori negati allo sprint, è il loro punto debole, per cui in questi casi vince il più forte e il più fresco, non certamente il più veloce. E adesso sentiamo Felice Gimondi, Argentina.
Sì, cominciamo col dire che gli Sbatuli 10 è sempre una grandissima corsa, un fascino spettacolare, un mucchio di pubblico, quindi anche sotto un profilo tecnico direi una gara di uno spessore incredibile. Argentina tutto sommato direi che è stato all'altezza anche oggi la situazione, era evidente che non poteva continuare a vincere sempre lui e quindi oggi ha pagato un momento di difficoltà, direi non in salita ma prima dell'ultima salita su un falso piano e non sono ancora riuscito a recepire perché. Voglio aggiungere che ha mosso molto bene anche la squadra, prima Pagnin, poi Bombini e poi davanti su 30 corridori ne avevamo 4, quindi tutto sommato direi una corsa sicuramente positiva per Argentina e anche per la Gavis Bianchi. Ricordiamo che questa corsa è stata vinta in precedenza da Carmine Preziosi, un italiano residente in Belgio nel 65, Preziosi che aveva battuto lo sprint ad Orni, vittoria di Contini nell'82, vittoria di Argentin nell'85 e nell'86. Siamo ormai, ripetiamo, alla conclusione delle classiche di primavera, hanno vinto tutti, gli svizzeri con Meckler nella Milano-Sanremo, i belgi con Criqueillon il Giro delle Fiandre e con Van der Arden la Parigi-Roubaix, i francesi con Leclerc la Liegi-Bastogne-Lieli, Liegi gli olandesi con Teun van Vliet la Gand-Wevelgem. La grossa sorpresa è Sean Kenny, il nuovo cannibale, l'uomo che è al primo posto nella classifica mondiale prima federazione, l'uomo che è al primo posto anche al Super Prestige, per la prima volta Sean Kelly. Ecco, intanto che Roche chiama l'ammiraglia, chiama Buifava, è la prima volta che Sean Kelly non si impone in una classica di primavera. Le ragioni, Domenico. Le ragioni precise non è dato a conoscerle, evidentemente si è incrinato qualcosa oppure è semplicemente accaduto questo, a mio giudizio, che Sean Kelly ha continuato a rispettare un programma.